un'amicizia profonda con Enrico Bai, con questo artista meraviglioso che era il rappresentante in Italia del movimento Cobra, mi ha consentito di conoscere nel profondo gli artisti di quel meraviglioso periodo, che voglio ricordare è stata la prima grande avanguardia dell'immediato dopoguerra, è stato il grande grido di felicità, il grande grido, l'esplosione della felicità creativa dopo la tragedia, la grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Gruppo di artisti che provenivano da queste tre città che l'acronimo di questa mostra ricorda, Copenaghen, Bruxelles, Amsterdam, artisti di uno spessore rilevantissimo, caratterizzati da questa visione veramente, potrei dire, quasi passionale della vita che trasferivano nei loro quadri, nelle loro opere, che hanno connotato con questa avventura una stagione veramente grande della nostra cultura europea. Thank you.
questo canto, questo canto, l'inno alla gioia, come lo potrei chiamarlo, visto che tra l'altro è il simbolo oramai musicale dell'Europa, a livello cromatico, a livello pittorico, fu la testimonianza di quella voglia di rinascere di questa Europa, che poi per molti aspetti oggi non è quella che noi auspicavamo in quella stagione, ma che comunque in ogni caso è riuscita a rinascere da una tragedia. 1, 2, 3, 4. This is where the folks go and miss you with their clothes.